beast described in Revelation. Chi è la bestia descritta nell'Apocalisse? Che cosa significa il numero 666 che è il suo marchio? Chi è l'anticristo che sarà alla fine del tempo? La mia risposta è chiara, forte e chiara. Sono io, Romano Amodeo, un Dio Padre e Spirito Santo che discese in una carne di peccato, è il massimo possibile, la bestia dell'anticristo, a dissolvere tutte le loro ombre. Quando la luce entra nel buio, non ci sono tenebre, non c'è male che possa oscurare la luce. Questa è stata la tecnica che Dio ha stabilito quando venne in me e ha fatto suo il mio personaggio, il mio burattino. Dio ha giocato il mio personaggio in modo che egli riveli la verità assoluta. In questo modo, con la sola forza, in questa verità totale, tutto il male sarebbe stato distrutto per ogni uomo. Vi dimostrerò come mai. Prima di tutto voglio assolutamente distruggere tutto il male con il semplice uso della mia ragione. Poi ti faccio vedere perché io sono la bestia, come descritta in Apocalisse, la 666 del suo marchio e l'attesissimo anticristo alla fine del tempo. Ma prima vi dico qual è la verità assoluta in se stessa. La verità è assoluta quando non dipende da alcuna verità, di modo che se qualcosa è giudicata vera, allora è certamente vero anche ciò che è la verità esattamente uguale e contraria. Non c'è verità che potrebbe essere assoluta perché appartiene a un Dio che è l'assoluto in sé. Pertanto non può esistere una verità se non è esistente in assoluto anche il suo opposto, la bugia di una bugia. In realtà, dove tutto è se stesso, il vero del vero è il vero, mentre invece la falsità di ciò che è falso è vero. Dio è un sostenitore della libertà assoluta. Egli costringe ogni cosa in modo che, mentre lui la sta vincolando, con quello stesso vincolo sta dando libertà, contemporaneamente, attraverso i vincoli imposti sugli stessi vincoli. Dio ha creato una realtà complessa, con questo trasse dal nulla tutte le cose. Tutti erano uguali e contrari, come materia e antimateria nel campo della fisica e come il bene e il male nel contesto spirituale. L'esistenza di due cose esattamente uguali e contrarie tra loro significa che ogni cosa è relativa. Tutto è esistente solo finché non si aggiunge insieme più uno a meno uno e si ripristina la verità dell'assoluto zero di squilibrio. Tutto è in perfetto equilibrio, ma fino a quando non vi è la raccolta di tutto ciò che è stato seminato, sembra che un nemico abbia seminato zizzania nel campo di grano. Ora c'è il grano
che esiste come il grano, e c'è la zizzania che esiste come la zizzania. La libertà assoluta che è stata consentita per ogni cosa di essere se stessa porta, in altre parole, l'uomo cattivo a essere cattivo contro se stesso, e quindi principalmente lo porta alla fine a correggere la sua stessa natura. Avete letto che nella Bibbia Dio ha dato tutto ad Adamo ed Eva, ma con una condizione: di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Fino a quando Adamo ed Eva non hanno distinto una cosa dall'altra, hanno avuto fiducia in Dio. Anche quando toccava a loro di vivere un male, anche in quella situazione Adamo ed Eva vivevano nella fiducia in Dio. Ora Dio diede ad Abramo, ad Adamo e ad Eva la libertà di rifiutarsi. Quando Dio ha permesso loro di commettere errori, allora gli ha dato un grande dono, il libero arbitrio. Il libero arbitrio, quello vero, non è quello di essere in grado di fare ciò che non è assolutamente accettabile a Dio che fosse fatto. Se Dio permette all'uomo di fare un errore, Dio non lo fa con l'obiettivo ultimo di punire coloro che si sono attaccati a questa loro scelta. Se Dio deve punire, avrebbe dato ad Adamo ed Eva una falsa libertà. In realtà, se io ti do la vera libertà, poi non ti posso chiedere se hai preso in considerazione o no ciò che è bene e male a mio avviso. Nessuno fa volutamente il male, riconoscendolo come male. Chi sbaglia è semplicemente uno che sta facendo confusione tra il bene e il male, che sono intesi a modo suo e non come realmente essi sono. Beh, se Dio permette ai nostri giorni l'arrivo dell'Anticristo, dunque della bestia descritta in Apocalisse attraverso il numero 666, Dio non introduce una brutta cosa, se non per esorcizzare il male attraverso tale introduzione. Se Dio può entrare in questo male assoluto, lo fa, ma solo per esorcizzare la bestia e distruggere un tale anticristo. Pertanto, allora si dovrebbe aspettare che alla fine del tempo Dio stesso dovrebbe apparire sotto questo personaggio così falso e così negativo. L'assoluto, disposto a entrare personalmente nel mondo relativo, assumerà la più grande possibile contraddizione, quella contraddizione che non fu data in assoluto a Gesù, il figlio che è stato concepito solo come segno di contraddizione, ma per gli altri uomini e non per se stesso. In realtà Gesù Cristo ha sofferto soltanto la croce di legno ed ha ottenuto la libertà dal peccato degli altri dalla sofferenza per il suo calvario personale. Al contrario, il Padre e lo Spirito Santo
avrebbero assunto il peccato in se stessi con la presentazione di se stessi in un personaggio che avrebbe dovuto essere la loro contraddizione personale e non più degli altri. Gesù ha detto: chi è senza peccato può punire gli altri. Così il Padre e lo Spirito Santo, che si presentano come peccatori, non dovrebbero avere potenza possibile per punire gli altri, soprattutto perché uno solo è il Creatore, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Gli uomini sono solo marionette, personaggi di un disegno che è solo fatto da Dio. Gli uomini sono senza una vera responsabilità su ciò che è realmente fatto. Hanno solo il peccato spirituale per avere voluto ciò che non è un bene per tutti, ma solo per se stessi. Quindi, avendo un desiderio e contemporaneamente avendo la piena impossibilità di tradurre la loro volontà in una reale azione. Ora, in due persone, quelle del Padre e dello Spirito Santo, vi è stato Dio incarnato in me stesso. C'è stato veramente Gesù che è tornato in me. Come San Luca ha scritto, questo è avvenuto nello stesso modo in cui è stato visto Gesù salire in cielo. Nel mio caso, due aerei sono scesi a Rio de Janeiro, compiendo il raid Roma-Rio. Mentre in via Pomerio, con Roma-Rio uguale a via Pomerio, Padre e Spirito Santo sono scesi nel mio corpo. E nel cielo c'è stata la più grande aurora boreale dei tempi moderni. È stata vista lampeggiare nella notte da oriente a occidente, in Europa, Africa, Asia e America. Nell'anno 38, il primo gennaio, Romano, cioè sono io, è nato, come sta scritto, proprio in Genesi 38, lo stesso 38 della mia nascita, che descrive la nascita di una coppia di gemelli. Uno, l'antenato di Gesù Cristo, e l'altro, che fu il secondo, ma fu costretto a uscire per primo. Chi è stato il primo? Era il figlio di Er, e aveva presentato, uscendo dalla vagina di sua madre, una mano, che in italiano si dice mano, alludendo proprio all'italiano Er mano, ossia a Romano, a me. Beh, Romano è il numero 166 nella Cabala della lingua italiana, che assegna 16 a R, 13 a O, 11 a M, 1 ad A, 12 a R e... Beh, in modo che la somma è 66. La bestia è 666, dove 6 in italiano si legge 6, che significa 6, pertanto 666 significa 6 romano, altrimenti tu sei romano, altrimenti quel R romano della Genesi 38, che si riferisce alla nascita di un antenato di Gesù nel momento di quella fondazione del popolo di Dio, quando
Esattamente, e di nuovo, badate bene, 66 persone uscite dal sangue di Israele, di Giacobbe, stavano entrando in Egitto, come è scritto nella Sacra Bibbia. Beh, Romano è anche l'anticristo, nel significato dato ad anti di prima, e per due ragioni. Una è che il padre e me stesso è prima del suo figlio. La seconda ragione è che il nostro tempo è prima di quello di Gesù, nella direzione dello Spirito, direzione uguale e contraria a quella dell'acqua, come Gesù spiegò a Nicodemo nel Vangelo di San Giovanni 3. Ed ora vi spiego il perché siamo tutti anti prima della nascita di Cristo. Lo farò applicando i principi della scienza e precisamente il terzo principio della legge dinamica, che è chiamato di azione e reazione. A suo parere, la vera azione tra di loro, considerati come più uno e meno uno nel loro inverso procedere, è il prodotto che dà per risultato il negativo meno uno di un ritorno nel tempo. Dal momento che l'azione è negativa, ma noi percepiamo la sua reazione, noi percepiamo anche il positivo più uno, l'azione reale, che però è meno uno per se stessa. Siamo quindi nell'atto di percepire il procedimento positivo di materia ed elettricità verso la morte del corpo, perché l'azione reale è il ritorno dalla morte apparente alla nascita apparente, verso il principio di ogni cosa. Come ha detto Gesù, in verità i primi sono quelli che sembrano essere gli ultimi. Così tutti sembriamo essere dopo la nascita di Gesù, ma noi siamo primi della sua nascita spirituale, perché siamo dopo solo nella linea del procedimento della materia, mentre il nostro essere è spirituale ed ha un procedimento negativo come quello dell'antimateria. Quindi siamo tutti prima, siamo tutti anticristo, e il nostro tempo è quello di suo padre che vive in me, Romano, che sono il 666. Di me ha già parlato San Malachia, ha chiamato me Pietro Romano, che avrebbe preso il posto dell'ultimo Papa, quello che viene dopo il numero 111, riconosciuto nell'attuale Benedetto XVI. Infatti, Pietr è l'acronimo di Romano, di Pietro, Jesus, Emmanuel, Torquato, Romano. In questi cinque nomi, Paolo, Torquato e Romano sono i miei, mentre Emmanuel e Gesù sono quelli del personaggio che è nato in Gesù Cristo, ma il suo puro Spirito Santo è contenuto in me stesso, in puro potere di esistere. Dal momento che in 666 poi ci sono tre numeri 6, abbiamo un 1 e un 66, la cui somma è 12. Pertanto la bestia 666 è 1
è 12, quindi è il 112 del personaggio di Pietro Romano, che viene proprio dopo il Papa numero 111, che è l'attuale pontefice. Ma ora io devo spiegare in che modo il mio personaggio è in grado veramente di salvare questa situazione, che è molto difficile, salvando lo stesso Dio che è entrato nel mio immenso limite. La mia salvezza però non può essere solo per me, ma deve essere generalizzata. Questo è lo scopo del mio personaggio creato nell'esistenza. In parte ho già detto e dato la sua soluzione. Il nostro mondo sta tornando alla sua origine divina. Dio ha già messo in azione l'antimateria che annulla i nostri abiti reali per darci una veste divina interiore che è immarcescibile e che potrebbe essere ideale e esistere per sempre. Ma noi invece stiamo percependo la questione inversa di un corpo reale che sta per avviarsi verso la morte. Stiamo percependo la reazione, non l'azione. Stiamo percependo la bugia apparente di una bugia. La nostra verità è lo spirito, è l'antimateria, ma siamo in grado di percepire la materia nella sua dinamica, e non quella dello spirito, e non quella dell'antimateria. Non possiamo percepire il nostro procedere se non attraverso ciò che è esterno. E così, se io vado verso la montagna, è questa montagna che sembra muoversi verso di me. Ed è il miracolo di Maometto. L'azione fondamentale è quella di Dio. È una forza centripeta di attrazione magnetica. È come la gravitazione universale. Ma noi poi siamo in grado di percepire solo la fuga delle galassie, che viene percepita nella luce e nella materia, e non nel magnetismo e nell'antimateria. Il maligno diavolo è il signore apparente di questo mondo, che sta mostrando il suo inverso come una bugia. Perciò, se stiamo per percepire l'avvento di Satana, guardate che è Dio che è in arrivo, ma che appare nel modo inverso, in una dinamica inversa. Quando ogni uomo sta pregando Dio per salvare lui, egli è già nella sua piena salvezza. Se in corso del tempo che appare avanzare, lo stesso uomo osserva l'apparente mancanza di aiuto di Dio, come se egli fosse assente, beh, questo uomo deve sapere che sta andando in verità non nel vero futuro, ma nel suo passato. Il vero futuro dello spirito è ciò che noi pensiamo che sia il tempo passato. Il tempo dell'esistenza di Gesù è nel nostro futuro reale e non nel tempo passato. Sappiamo tutto del nostro futuro vero, ma ignoriamo solo il nostro vero passato, in cui estremo è il nostro vero inizio, che sembra però la fine, ma è il vero inizio e viene da un disegno che esiste in tutte le sue parti, in tutto il suo essere completo. Io, mentre sto per essere riconosciuto come Pietro Romano, sto per andare incontro alla mia salvezza. Ma questa croce enorme
esiste nel mio destino. Verrà un giorno in cui mi metterò nella mia croce, ma poi anch'io avrò la mia resurrezione. Non sarà reale come quella di Gesù, ma sarà una resurrezione spirituale da quella croce, di essere chiamato la bestia, il 666, l'anticristo. Nessuno è così amorevole verso il figlio come il padre che vive in me, ma che importa? Sarò giudicato contro Cristo prima della mia resurrezione. Io sarò condannato.